Entro subito nei contenuti e ci tengo a avvisare che noi abbiamo presentato una proposta di modifica di un emendamento, quindi alla mozione, che è già stata nella disponibilità degli uffici, quindi non so poi se riescono a proiettarla eventualmente. In ogni caso, noi, per quanto riguarda l'infrastruttura della Vigevano Malpensa, noi abbiamo sempre contestato quest'opera perché la riteniamo oggi un'opera superflua, fatta in questo modo mastodontico. E quindi abbiamo proposto di aprire un tavolo tecnico con le amministrazioni interessate al progetto, con tutta una serie di varianti alternative rispetto a questo mega intervento, secondo noi superfluo, quindi basterebbe una riqualificazione della strada totalmente esistente, con per esempio sostituzione degli impianti semaforici, sostituendoli con rotatorie efficienti, piuttosto che fare semplicemente la circonvallazione di Robecco, che attualmente è evidente subisce un danno dal passaggio di mezzi pesanti, soprattutto autovetture, e una riqualificazione delle strade attuali, come ho detto prima, quindi con un allargamento. Inoltre abbiamo chiesto di completare le infrastrutture adibite al trasporto pubblico locale su ferro e gomma, mediante appunto la realizzazione dell'ormai famigerata raddoppio della Milano-Mortara. Insomma, noi sono credo 30 anni, mi dicono, quindi più di me è la promessa di raddoppiare questa linea. Evidentemente si preferisce fare autostrade piuttosto che incentivare il trasporto pubblico locale. Chiediamo perlomeno che, se non si fa l'allargamento, che venga fatta un ammodernamento tecnologico della linea attualmente esistente, anche mediante la realizzazione di corsie preferenziali per gli autobus e una connessione intercomunale tramite mobilità dolce, quindi semplicemente banali piste ciclabili. Inoltre abbiamo chiesto che venga tutelato il territorio del Legnanese su due tematiche. Una è prevista nell'emendamento, l'altra mi è stato detto che è fuori luogo, diciamo, su questa mozione. Una, per quanto riguarda l'insediamento delle grandi strutture di vendita, medie strutture di vendita. Nello specifico, noi sappiamo che sul territorio di Legnano ci sono degli interessi speculativi su delle aree attualmente verdi per insediamenti in centri commerciali. Quindi riteniamo che, siccome la linea di questa maggioranza perlomeno teoricamente dovrebbe essere contro questo tipo di insediamento, crediamo sia necessario un impegno su questo tema. E poi mi accodo alla richiesta, alle osservazioni fatte dal vicepresidente Cecchetti in merito alla Francotosi. La Francotosi è un caso, secondo noi, molto delicato, dove attualmente c'è un commissario che sta gestendo in modo discutibile la partita. Ci sono 380-330, adesso non mi ricordo precisamente i numeri, persone, e quindi famiglie che stanno rischiando un posto di lavoro per una gestione discutibile. Siccome sono state ricevute delle offerte per questa azienda da parte del commissario, ci sono alcune offerte che sono volte a mantenere l'occupazione sul territorio legnanese, invece ce ne sono altre che prevedono già spostamenti del sito produttivo da Legnano in maniera esterna. Riteniamo che sia doveroso trovare una modalità all'interno della mozione, anche se mi è già stato anticipato che sarà impossibile, per cercare di fare una sorta di moral suasion, chiamiamola così, sul commissario, per cercare di fare in modo che faccia una valutazione nell'interesse dei cittadini e non soltanto nella speculazione. Perché nel momento in cui un'azienda presenta un'offerta anticipando già che fra 2 anni potrebbe andare via pagando un affitto irrisorio dell'area, quell'area che tra l'altro è molto interessante per gli speculatori immobiliari, così a naso noi ci sentiamo di fare una valutazione temendo che poi a pagare il conto di questo tipo di operazione saranno i lavoratori. Quindi di conseguenza saranno sempre indirettamente le casse pubbliche, perché quei lavoratori poi avranno ammortizzatori sociali e quant'altro. Quindi forse vale la pena intervenire da oggi, da subito, per cercare di tutelare uno sviluppo di quel territorio. Quindi non so, e chiedo magari agli assessori se c'è la possibilità di inserire all'interno di questa mozione, l'ho chiesto anche al primo firmatario del Gobbo, un passaggio su questo tema, fermo restando che noi non abbiamo leva sul caso, perché non possiamo intervenire, una partita gestita dal commissario del Ministero dello Sviluppo Economico, però crediamo che sia fondamentale, anche perché insomma, si tratta oggettivamente di famiglie e di ammortizzatori sociali che poi verrebbero erogati indirettamente. Quindi proviamo a salvare una realtà produttiva oggi, che ne abbiamo ancora un minimo di margine, per non trovarci poi qua in commissione a dover affrontare un incontro con i dipendenti che segnaleranno delle criticità, che diranno che siamo senza lavoro, cosa facciamo, e noi saremo qui a raccontare che vogliamo rilanciare lo sviluppo. Quindi proviamo a intervenire in maniera perlomeno sostenibile, senza intervenire in maniera forzosa, mettiamola così, su questo tema, perché secondo noi è quanto mai necessario. Grazie.